A Calatafimi si è già presentata la terza rassegna del teatro amatoriale organizzata dalla locale compagnia Attori per Caso. Quest'anno la partecipazione allargata di compagnie provenienti dal resto della Sicilia. Intervista Salvatore Genna della compagnia Attori di Yoku di Dattilo, il primo cittadino Antonino Accardo e il presidente del comitato organizzatore Antonino Pumo. Per voi. Portiamo con noi un grosso peso perché siamo da 2 anni vincitori della rassegna. Per Dattilo la compagnia teatrale ha anche uno scopo sociale, una fucina di creatività per le nuove generazioni. Quest'anno per la terza volta porteremo in scena una commedia scritta da me, i miei colleghi incoscienti mi danno fiducia per il terzo anno. Il titolo è Sangomeo, situazioni di vita vissuta molto attuali che quindi ciascuno di noi si può immedesimare dopo le risate iniziali, una morale finale che permette un pochettino a tutti di portare a casa un messaggio. Questa rassegna di Calatafimi è cresciuta col tempo, merita quantomeno di essere vista principalmente per l'impegno che i ragazzi mettono. Vantiamo nella nostra compagnia molti ragazzi under 18, sono studenti, sono ragazzi addirittura che hanno voluto loro partecipare perché vedevano in noi un divertimento, divertirsi durante le prove. Soltanto così si può ottenere un buon risultato perché si fa gruppo, ci si diverte e quindi poi il lavoro finale è più semplice, uno svago sano che educa le nuove generazioni, educa al rispetto, educa alla fiducia reciproca ed educa anche all'impegno e non deludere gli altri compagni e non deludere il pubblico, quindi secondo me porta alla maturità. Abbiamo parecchie associazioni che durante tutto l'anno dimostrano sia capacità organizzativa che vivacità culturale, che partecipano appunto a rendere Calatafimi molto più interessante, più viva. Il nostro programma è quello di coprire tutto l'anno con delle manifestazioni di un certo valore, di un certo livello. Quest'anno l'assessorato ci ha approvato anche un programma nostro proprio comunale, a parte quello del parco, di portare avanti questa scena saggista. Ci teniamo a rendere Calatafimi viva, vivibile. È protagonista. Stiamo creando qualcosa di importante a Calatafimi, quest'anno anche compagnie dalla provincia di Ragusa come gli amici del Teatro di Vittoria, il gemellaggio ottimo con la compagnia Piccolo Teatro di Alcamo e poi compagnie storiche come gli artisti per gioco di Dattilo e la compagnia Crocevie 90. Sta dando immagine alla nostra città, un premio nel suo piccolo ambizioso e devo dire che il pubblico risponde bene, c'è una voglia di teatro che cresce a Calatafimi. Iniziamo giorno 1 marzo con la compagnia Amici del Teatro di Vittoria con la commedia Trappole d'Amore. L'8 marzo la compagnia Crocevie 90 con lo spettacolo Vado per Vedove e poi si esibiranno sul palco dell'Alhambra gli artisti Pigliogo con la commedia Sangomeo. A seguire la cooperativa Piccolo Teatro di Alcamo con la commedia L'eredità dello zio canonico e infine al soldo chiuderà la compagnia locale Gli Attori per Caso con un'opera quest'anno di opera classica Pseudolus di Tito Macio Plauto. La giuria quest'anno è tutta nuova, di eccellenze calatafimesi, persone che hanno dato molto per la città, ognuno per il proprio settore. Sulla nostra pagina Facebook possono seguire tutti gli appuntamenti. Perché venire? Perché sicuramente saranno 5 domeniche all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Il teatro nel suo stato puro, appunto fatto da compagnie amatoriali, sicuramente sanno dare spettacolo come le compagnie professioniste.